Consigliamo Pagine Nomadi di Igot, un reportage, un diario di viaggio che racconta attraverso fumetti, disegni, documenti e una lunga intervista, 2 anni trascorsi in Russia sulle tracce dell'anima del popolo russo. Poi Il Signore dei Colori, una novità di Roberto Laforgia, la storia dell'educazione sentimentale e sessuale di 3 ragazzini in una città del profondo sud. E poi Sweet Salgari, o Salgari, perché la pronuncia vale in tutti e due i modi, di Paolo Baciglieri, che è una biografia a fumetti di un padre della narrativa popolare d'avventura. Détruit tout ce qui est bon. Babylone crâne et dépense et munitions. Babylone mate et crâne tout ton. Allora, 3 consigli per Playground. Cominciamo dall'ultimo uscito, L'ultima volta, di Desmond Hogan, un autore irlandese, quindi sono dei racconti straordinari irlandesi, quindi dei paesaggi eccezionali e delle storie mozzafiato. Primo libro. Secondo libro, Edmund White, un giovane americano. Di White non si dovrebbe dire niente perché è talmente un'icona della letteratura che c'è poco da dire. Per cui è un libro consigliato dal cuore, sicuramente un libro da leggere. Ultimo libro da consigliare, ma tutti i libri Playground sono da consigliare. A cosa servono gli amori infelici? Gilberto Severini, l'unico nostro autore italiano. Lo scorso anno con questo testo è arrivato tra i finalisti, tra i 12 finalisti del premio Strega. Anche lui è un autore straordinario che merita senz'altro di essere conosciuto. Grazie. Allora, per Fandango Libri consiglio tre titoli. Il primo è un esordio di Andrés Beltrami, La Cura. Beltrami è un ragazzo italiano che vive a Parigi, fa parte di diciamo, quel nutrito gruppo di giovani che sono andati a cercare insomma, possibilità all'estero e arriva con un esordio che è una storia d'amore molto, molto semplice ma molto forte. Il romanzo inizia con l'arrivo di questo sconosciuto alla porta di questa donna che vive da sola in questa villa in riva al mare con il vecchio padre morente. Quest'uomo arriva sulla sua porta ed è assalito dal cane della donna. In un primo momento sono andato troppo lungo. E in un primo momento lei pensa che le ferite riportate dall'uomo siano a causa del cane, invece lei ben presto scopre che quell'uomo che arriva, di cui non si sa niente, non parla la sua lingua, è arrivato già sulla porta della sua casa con questo squarcio profondo che è una ferita che non si sa bene quando si è procurato. E, nonostante il buon senso gli direbbe di denunciarlo alla polizia, comunque uno straniero, lei invece decide di portarselo in casa e incomincia a curarlo. E lentamente incominciano a scoprirsi e a conoscersi. Ok, allora il secondo libro che vi propongo è un'opera strana che mette insieme fumetto e fotografia. È una storia scritta appunto a 4 mani da Alessandro Tota, che è un autore che alla sua terza prova ha pubblicato due opere di successo con Coconino Press, e da Caterina Sansone, che è una fotografa. E in Palacinque, storia di un esule fiumiana, gli autori ricostruiscono la storia della madre di Caterina che quando aveva 4 anni ha abbandonato la città di Fiume in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale e fa parte di questo, insomma, queste centinaia di migliaia di persone che hanno dovuto lasciare la propria terra, un fenomeno conosciuto come esodo fiumano.
E loro arrivati in Italia vengono smistati, all'inizio vengono mandati a Palermo, poi per 13 anni vivranno in un campo profughi a Napoli all'interno del bosco di Capodimonte. È una pagina poco conosciuta della nostra storia che però Alessandro e Caterina riescono a ricostruire anche con un tono abbastanza leggero. Infatti le palacinche del titolo sono un dolce che è una frittella tipica del Mitteleuropa ed è uno dei piatti, insomma, fa parte del quel bagaglio di cultura che gli esuli si sono portati poi in Italia, e questo è il secondo. E il terzo che vi propongo è Filippo Bologna e i pappagalli. Era un libro atteso che viene dopo un libro d'esordio che è Come ho perso la guerra, che ha avuto molto successo. È un libro sulla vanità. I protagonisti sono tre scrittori che rappresentano anche tre fasi della vita diverse. Cioè, nessuno viene mai chiamato col nome. C'è l'esordiente che ha appena pubblicato un libro di cui tutti hanno scritto ed ha avuto un grande successo. C'è il maestro che è lo scrittore di successo, che però scopriremo che ha diversi scheletri nell'armadio da nascondere. È un libro sulla... Parlando degli scrittori si parla della vanità, insomma, del voler apparire, di cosa si è disposti a fare per avere successo e in questo caso per raggiungere il risultato che i tre protagonisti si contendono, che è la vittoria al premio letterario più importante del paese. Abbiamo iniziato recentemente, insomma, a valutare qual è il modo migliore per occuparsi di editoria digitale. Finora abbiamo alcuni esempi che ci sono serviti anche per capire esattamente come posizionarci. Sicuramente, avendo alle spalle una casa di produzione cinematografica, una delle cose che abbiamo provato a fare è quella di mettere insieme i due mondi, quello del cinema e quello dell'editoria. Siamo riusciti, ad esempio nel caso di Caos Calmo di Sandro Veronesi, a realizzare una app in cui insieme alla lettura del libro c'erano tutti i rimandi alle scene del film che si aprivano di conseguenza. E poi abbiamo un progetto in cantiere che è legato a una mostra che si terrà a Roma a fine mese, una mostra dedicata a Valentina di Crepax e al rapporto di Valentina con Louise Brooks, la stella del cinema muto che le ha donato i lineamenti, e stiamo preparando un'app che sarà pronta, diciamo, in contemporanea con la mostra. Il primo libro che per Becco Giallo vi volevo consigliare è un libro che si intitola Peppino Impastato, un giullare contro la mafia. È un libro a cui noi teniamo davvero tanto, rappresenta, a dir la verità, anche il libro che abbiamo venduto di più in questi anni, però al di là della quantità di copie che abbiamo venduto, a noi interessa soprattutto la qualità delle persone a cui siamo arrivati a parlare di questo libro. Sono ragazzi, giovani, giovani che frequentano le scuole, medie, superiori, soprattutto in terra purtroppo troppo famosa per la mafia, che è la terra di Sicilia, ed è il nostro modo per dire che la mafia è una montagna di merda. L'abbiamo fatto con questo libro di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso. Il secondo libro che per Becco Giallo vi volevo consigliare invece è Piazza della Loggia, è un libro uscito da poco, da pochissimo. È un libro a cui teniamo molto perché rappresenta una di quelle vicende misteriose, tra virgolette, italiane, che poi invece a ben guardare misteriose non lo sono affatto. Il problema è che ci sono decine e decine di persone poste molto in alto sulla scala di chi conta, che hanno voluto in questi anni, in questi decenni, farci credere che le cose sono andate in maniera diversa da come in realtà sono andate. E infine, l'ultimo libro che vi consiglio caldamente è un libro dedicato alla figura di Adriano Olivetti e in particolare al suo pensiero. Si chiama Adriano Olivetti, un secolo troppo presto. È un libro particolarissimo, ve lo mostro perché secondo me merita per la sua particolarità dei disegni, del segno grafico. È un'intervista immaginaria, ma forse non più di tanto immaginaria, che viene condotta all'ingegnere di Ivrea. Secondo me ci sarebbe davvero bisogno di persone così oggi, dove il lavoro e i rapporti fra chi il lavoro lo dà e chi il lavoro invece lo deve cercare sono come quelli a cui purtroppo ci siamo troppo abituati. Allora, per
per quanto riguarda Orecchie Acerbo vi faccio tre, vi consiglio tre libri molto diversi tra loro, ma d'altra parte la nostra produzione è sempre stata molto un libro diverso dall'altro. Partiamo dal libro Sbilenco, è un libro che si fa notare proprio per il suo formato, per la sua caratteristica fisica. Questo è un libro ideato nel 1910 da Peter Newell in America. Era un personaggio assolutamente creativo e geniale che brevettava i suoi libri trovando queste soluzioni cartotecniche. Essendo noi molto attenti agli aspetti cartotecnici del libro, abbiamo una passione e un'attenzione per la grafica e la struttura fisica del libro, questo libro ci ha colpito dal primo momento. Non è stato facile riprodurlo oggi a distanza di 90 anni perché le lavorazioni manuali 100 anni fa si facevano, oggi è un po' più complicato, però insomma insistendo siamo riusciti a raccontare questa storia di una carrozzina che sfugge dalle mani della balia e quindi pagina per pagina si racconta le varie disavventure di questa che ovviamente poi finisce in un lieto fine. Per poterlo ripubblicare abbiamo fatto ridisegnare un carattere perché come vedete è un corsivo al contrario. Ovviamente l'abbiamo dovuto proprio rifare una fonte ex novo. E la cosa bella di questo libro è che è una storiella molto divertente, tutta in filastrocca per bambini, ma ad un occhio più attento è anche un modo per analizzare la società dell'epoca, perché pagina dopo pagina questa carrozzina passa fra i vari livelli sociali della città del tempo. Dello stesso autore poi abbiamo pubblicato altri due titoli sempre di questo periodo. Una delle ultime novità è questo Janet la storta, racconto di Stevenson, questo fa parte di questa collana Lampy Light, che sono una collana che si rivolge ad un pubblico diciamo dagli adolescenti in su. Sono racconti classici fortemente interpretati dal disegnatore a cui affidiamo di volta in volta di confrontarsi con questi grandi racconti del passato e di questo risultato siamo molto molto contenti, anche perché il lavoro di Quarello lo apprezziamo da molto tempo, è un nostro autore e, insomma, questa è la collana fra i nostri libri che si rivolge a un pubblico un pochino più adulto, comunque insomma non bambini. E, infine, invece, per un pubblico proprio di bambini, di piccoli ragazzi, questo Fable Bla, che è stato scritto da Fausto Ricchio, che tra l'altro è l'altra metà di Orecchie Acerbo, illustrato da Olivier Dusou. In realtà non è una storia raccontata, ma è un gioco fatto con le parole, nel senso partendo da 8 frasi che evocano le più famose fiabe, è tutto un gioco sulla scomposizione di queste frasi in singole parole che poi vengono ricomposte di volta in volta per creare delle nuove storie, così come Dusou è partito da delle forme molto semplici e componendole insieme con lo stesso meccanismo ha raccontato queste storie per immagini. Ecco, queste sono tre fra le nostre novità che mi faceva piacere proporvi. Pat, senza alternativa, senza tema quest'anno. Senza tema perché in italiano senza tema significa due cose fondamentalmente. Il senza tema, cioè non avere un tema, e la radice di tema in realtà è temere, e quindi temere è paura, quindi senza paura. Senza paura e quindi tutto il numero volume 0,5 di Watt quest'anno affronta questo tema sul quale tutta l'Italia si sta profondamente interrogando e sul quale praticamente si stanno interrogando soprattutto coloro che sono preoccupati dell'economia italiana. Quindi la paura non è soltanto quella ancestrale o quella appunto legata al buio, ma è quella anche economica.
Per identificare quest'anno il volume di Watt abbiamo scelto quindi un'immagine, appunto un archetipo, che è il ragno. Tutti quanti noi da bambini abbiamo visto dei ragni nelle nostre stanzette e nelle quali tra l'altro c'era sempre un ragnetto annidato in uno spigolo, in un angolo, dietro una porta. Quello che in realtà abbiamo fatto su questo volume per alzare il tono dello scontro è, nel volume 0,5, oltre a affrontare questo tema, che appunto è senza tema, è di dare voce a nuovi 10 narratori e a nuovi 10 illustratori, sempre italiani. E il colore che abbiamo scelto per rappresentare la paura, oltre al nero, è il ciano. Il ciano come colore per raffigurare la paura. Il ciano come colore per rappresentare la paura. Il ciano anche come colore che in realtà, mischiato con il nero, vibra e diventa oscurità. E per alzare il tono dello scontro, come dicevo prima, abbiamo deciso insieme a Leonardo, io e Leonardo Luccone, di dividere il volume, visto che il volume è 0,5, di dividerlo ulteriormente, cercare di fare una formula ormai conclamata per tante riviste, che è quello di far scrivere dei racconti e quindi farli illustrare, e abbiamo diviso il numero in due, 5 narratori, cioè, o meglio, 5 illustratori disegnano su 5 storie e 5 narratori scrivono su 5 cartelle di illustratori, che è una cosa poco usuale. Watt 0,5 senza tema, nelle migliori librerie amiche.